Ascona, 1918, nella stanza di Marianne Werefkin. Magari lo sapete. Avete mai sentito l'espressione è verde dall'invidia oppure è di umore nero? L'amore si trasforma in rabbia. Tutti questi sentimenti vengono rappresentati dai colori dei miei dipinti. Questi dipinti sono i miei sentimenti. Questo è ciò che noi artisti chiamiamo espressionismo, esprimere i sentimenti attraverso i colori. Usiamo il nero per rappresentare il potere, l'infelicità, il male, la tristezza e la rabbia. Il verde non solo per la natura, ma per la fortuna, la salute, la giovinezza e il vigore, la gelosia, l'invidia e la sventura. L'arancione esprime energia ed equilibrio, un colore esigente, esige attenzione. Il bianco è per la purezza, la semplicità e la pace. Il blu è per l'unità, la fiducia, la verità, la realtà e la tranquillità. Il rosso è l'amore, il pericolo, la violenza. Rabbia! Giallo, allora giallo. È un colore ambivalente, dato che rappresenta la gioia, la felicità, l'immaginazione, ma in un attimo può passare al tradimento e all'inganno. Magari non vedo rosso e neanche nero. Giallo, il giallo copre il blu, il nero, il rosso. Ma voi lo sapete che mi sento tradita perché i signori Oblensky e la nostra domestica, la signora Neslakomov, sono amanti. La cicogna ha fatto visita alla signora Neslakomov 12 anni fa. Le portò un maschietto. Il signor Oblensky l'ha trattato come se fosse suo, ma infatti era proprio suo.
Ora mi sento come una ruota di scorta. Loro sono una famiglia e io chi sono? Signorina Vorovkin, grazie al cielo, siete in casa. Volevo dirvi che non vi amo più. Ho deciso di prendere con me i miei averi, il bambino e la domestica. Voglio sposare Elena. Ci trasferiamo a Wiesbaden. Non importa, non ho più nulla da dirvi. Non c'è nulla che voi potete ancora prendere da me. Sono destinata alla solitudine. Non voglio più essere la ruota di scorta. Sì, sì, signorina Vrevkin. Sono contento che lei capisca. In una relazione, tre sono una folla. Inoltre, come lei già sa, la mia arte inizia ad avere successo e lei non riceve più la sua pensione dalla Russia. Io posso mantenere la signora Neznakomov e il ragazzo. Possiamo ancora dipingere insieme, eh? No, 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 signor Javlinski, no. Non desidero un socio, non desidero amici, non ho bisogno di amici. Non ho bisogno che di me stessa o di qualcuno che mi ami come se stesso. Non pregherò di rimanere. Bene, allora andiamo.